oggi ci eserciteremo nel pulire l'aspirazione, il collettore di aspirazione di questa Golf con il prodotto spray Diesel Applicator Spray. E chiaramente questa bombola va utilizzata inserendo la cannuccia lunga all'interno del beccuccio. Ok, la bombola chiaramente funziona anche capovolta, ok? Quindi con macchina in moto andremo a eseguire questa pulizia. Abbiamo preparato la bombola con la cannuccia inserita, nel mentre vogliamo se riusciamo anche a vedere un po' la sporcizia che c'è all'interno. Teniamo presente che questa pulizia in quest'auto è fatta ogni 10.000 km. Ora metteremo in moto la macchina. Posizioniamo il gas a circa 1500 giri. Come avete visto, raccomandiamo quando facciamo questa pulizia di fare un piccolo gettito e lasciare riposare il motore. Come avete sentito, sentiamo accelerare la macchina e poi si abbassa, significa che il prodotto è stato bruciato. Chiaramente questo prodotto andrebbe utilizzato tagliando, e chiaramente quando abbiamo un collettore che ha molti chilometri e molto intasato, sicuramente l'effetto migliore sarebbe quello di smontarlo. Però come manutenzione e come aiuto nella pulizia EGR tagliando, questo prodotto è veramente fondamentale. Vorrei adesso cortesemente far vedere quello che siamo riusciti a fare, che notiamo la farfalla completamente priva di ogni detrito, quindi sicuramente ha dato un ottimo aiuto alla pulizia dell'EGR e tutto. È importantissimo in un diesel pulire anche le luci di aspirazione, e chiaramente con le valvole, e questo dà chiaramente più elasticità alla macchina, potenza e tutto quanto. L'importante è, come ripeto, cannuccia lunga, attenzione che non vada dentro al collettore, tenerla sempre con due dita, la bomba funziona a capovolta, fare un piccolo spruzzo così e fermarsi con molta calma. Chiaramente se mandiamo molto prodotto all'interno la macchina può detonare, perché aumentiamo chiaramente la carburazione della macchina. Quindi con molta cautela, non ci sono nessun tipo di problematiche. Abbiamo il motore, come sentiamo qualcosa che non va, alziamo il dito e si ferma. E volevamo anche far notare che questa Golf, che teniamo in manutenzione da nuova, quindi facendo attenzione sia al lubrificante e al lavaggio dell'olio, e volevamo far notare che questo veicolo ha 120.000 km, come possiamo notare. 121.000 km. Okay. E con una manutenzione corretta e ogni tagliando, ogni 15.000 km, un po' di pulizia con
questi prodotti siamo riusciti ad arrivare a un collettore in queste condizioni, senza grandi incrostazioni, grandi cose. Quindi sicuramente abbiamo aiutato la vita del motore. Grazie.